Si premia il lavoro, la resilienza, si premia anche l'innovazione, l'imprenditoria giovanile e quella femminile. Insomma, si celebra il lavoro qui in Fortezza, appunto alla serata di premio Fedeltà al Lavoro della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Premiare appunto non solo l'innovazione che ovviamente portano nel mondo e che rappresentano la capacità di internazionalizzare le proprie attività e quella ovviamente anche di tradizionalità del lavoro che ovviamente portano, come dicevo, tutti i giorni, non è così scontato. E una volta all'anno mettere insieme il territorio con queste anche passioni, oltre che competenze, capacità, resistenza e resilienza per affrontare momenti davvero difficili, anche quelli recentissimi che abbiamo superato, come dicevo, non è così scontato e ogni anno davvero le imprese, i loro dipendenti, le loro famiglie partecipano con grande entusiasmo a questa serata, a questa iniziativa. Sono aziende che vantano in questo momento una durata notevole, oltre 20 anni di attività ininterrotta, che è un traguardo importante. Poi c'è tanta imprenditoria anche giovanile, femminile, che è caratterizzata anche questa da iniziative, innovazioni di processo e di prodotto, e c'è un settore proprio anche di premio dedicato alla digitalizzazione, all'industria 4.0, che ci rende particolarmente orgogliosi perché ci sono aziende importanti che si contraddistinguono anche nel panorama nazionale in questo settore. Sì, grazie a chi ha pensato di offrire, di dare al Centro Chirurgico Toscano di Arezzo il premio per l'innovazione tecnologica. Effettivamente un po' di innovazione l'abbiamo fatta, cito tre aspetti. Uno, la cartella clinica completamente digitale, da noi non c'è più la carta, tutto, comprese le firme dei pazienti sui consensi informati, sono fatti sulle tavolette grafometriche come in banca. Poi la digitalizzazione comporta non solo gli aspetti interessanti della cartella clinica, ma tutto l'ingresso in sala operatoria dei pazienti, la loro registrazione, il tempo che passano in sala operatoria, il tempo che ci mettono le persone addette a ripulire, a sanificare la sala operatoria dopo gli interventi, eccetera. L'intelligenza artificiale, cioè dei sistemi che imparano da soli. Faccio un esempio, uno dei problemi di tutti gli ospedali del mondo sono le cadute delle persone normalmente anziane che avvengono di solito dopo un intervento chirurgico. Beh, noi abbiamo un sistema elaborato con Saima, che è un'altra azienda di Arezzo, come molti sapranno, che avverte il paziente quando dovesse inavvertitamente, perché stordito dall'intervento, alzarsi la notte senza avere un adeguato supporto, di fermarsi. Ha parlato di intelligenza artificiale, forse proprio in sanità è uno degli impieghi più utili, piuttosto che scrivere un saggio, insomma, di fisica o di, sì, o di filosofia. Noi stiamo muovendo i primi passi, come del resto tutto il mondo, in questo settore quasi inesplorato. I primi passi che stiamo muovendo sono confortanti, un dato su tutti. Abbiamo visto, sono 2-3 anni che utilizziamo questi sistemi nuovi, abbiamo visto un netto calo delle richieste di risarcimento danni, che per fortuna erano già poche in precedenza e adesso sono ancora meno. 40 anni di attività, qual è la ricetta, mi verrebbe da chiedere? Il divertimento. Se ci si diverte si arriva a 40, 50 e oltre, finché il buon Dio ci dà la forza di andare avanti. Se uno le trova dei problemi oppure che non piace, è dura anche un anno. Allora, uno scatto per ogni 10 anni di attività. I primi 10 con che cosa si identificano? Con quale fotografia? Si identificano con... Ma io ho un amore particolare per Arezzo, io ho un amore particolare per la mia squadra, ho un amore particolare per la giostra, un amore sviscerale per queste colline. Tutto quello che li riguarda ti rappresenta? Certo. Sì. Ecco, il perché di questo riconoscimento, come siete arrivati a riceverlo stasera? Siamo arrivati a questo perché in realtà circa l'85% della nostra produzione, noi produciamo vino, viene venduta all'estero e quindi i nostri principali clienti sono Canada, Giappone, Corea e Stati Uniti e anche una buona parte nel resto dell'Europa, però diciamo la maggior parte della nostra produzione va tutta all'estero, quindi il motivo del premio è questo. E poi comunque un'impresa al femminile. Sì, un'impresa al femminile, infatti siamo io e Chiara, la mia socia, che portiamo avanti tutta l'azienda, quindi io mi occupo della parte produttiva e lei della parte amministrativa e commerciale e insomma facciamo tutto quanto noi proprio dalla A alla Z.
un prodotto italiano che insomma non lo dobbiamo dire noi che venga apprezzato all'estero, i vostri numeri immagino che lo raccontino. Ecco, c'è stato però un cambiamento nei gusti appunto di chi poi premia il vostro prodotto? Allora, noi abbiamo trovato una grande recettività all'estero perché noi produciamo quello che viene definito vino naturale, quindi vino senza nessuna aggiunta assolutamente di nessun coadiuvante, né lieviti, né niente di niente, ed è un tipo di prodotto che è molto molto apprezzato all'estero. Più all'estero che in Italia, perché hanno iniziato da più tempo a avere una maggiore attenzione a prodotti che non avessero manipolazioni e quindi sono molto molto interessati e molto aperti a questo tipo di prodotto. Quindi il prossimo obiettivo è farlo apprezzare in Italia? Assolutamente sì, sarebbe molto molto utile e bello. Io sicuramente ci conoscono molto di più in Quebec che non ad Arezzo, che è abbastanza ridicolo, quindi sì sì, però insomma essere conosciuta a Montreal e non ad Arezzo mette un po' tristezza, però ci lavoriamo, ci lavoriamo. Ecco, quanto è giovane la vostra azienda? Quando avete iniziato l'attività? Allora, abbiamo iniziato l'attività nel 2018. Abbiamo ripreso dei vigneti e la cantina che erano di mio nonno, che produceva vino dagli anni 60, ma lo conferiva. Quindi il nostro grande impegno e focus è stato nel portare il vino in bottiglia e etichettare, portare tutto la nostra identità e il nostro territorio in bottiglia. Siamo attivi dal 2018 e da lì, partendo da un unico vino rosso, abbiamo iniziato a sperimentare fino ad arrivare a 6 etichette quest'anno. Ecco, insomma, questo premio riconosce anche un po' il coraggio, no, di fare impresa anche in un settore come quello dell'agricoltura, faticoso, con tante difficoltà. Sì, direi quasi più la curiosità che il coraggio, anche il coraggio, una buona parte di coraggio, ma sicuramente anche la curiosità di vedere come ci si può relazionare in diversi modi con il terreno e le risorse che si hanno. Il Bed and Breakfast è nato perché l'idea dell'accoglienza è una cosa, diciamo, che ho un po' nel sangue, essendo sardo, però il Bed and Breakfast, nostro Bed and Breakfast punta, diciamo, a un'asticella un po' più alta rispetto a un Bed and Breakfast tradizionale. Puntiamo molto all'ecosostenibilità. Infatti la maggior parte dei prodotti sono prodotti da noi, della colazione. Tu sei già molto giovane, lo vediamo, anche il tuo staff? Allora, momentaneamente sono io e mio marito, quindi siamo giovanissimi e siamo solo in due. L'azienda sta crescendo, per fortuna, infatti il Covid non ci ha fermato, ci ha rallentato. Abbiamo tantissimi progetti che si integreranno ovviamente col Bed and Breakfast, quindi nuovi servizi all'interno della struttura. Dal premio ai temi più importanti che riguardano la nostra economia, dall'inflazione al tasso di occupazione. Sento Presidente, scendiamo un attimo sui temi dell'attualità. Nell'agenda di governo ci sono tanti punti che sicuramente il mondo dell'economia attende. Uno di questi è questo benedetto cuneo fiscale che dovrebbe essere ridotto e che dovrebbe consentire ai dipendenti di avere più soldi in tasca. Come leggete questo, ma anche altre manovre che il governo sta mettendo in campo? Beh, c'è un dato che è oggettivo. Ovviamente la nostra economia domestica, che è tenuta in piedi dall'economia che ovviamente le famiglie e i cittadini riescano a mettere in atto con i propri acquisti, la propria attività, rischia davvero di subire un colpo davvero purtroppo molto molto negativo. La capacità, ovviamente, con un'inflazione a questi livelli, i salari, gli spendi che non crescono a dovere, quindi la difficoltà davvero di essere al passo con quello che invece l'economia anche richiede, quindi oltre che ai bisogni di queste famiglie, per cui certamente dovrà essere fatta una scelta drastica anche secondo me, perché venga riconosciuto questo scollamento e ovviamente il disequilibrio che si può creare, che può davvero portare a una crisi importante del mondo economico e quindi della tenuta economica dei nostri sistemi. Senta, ci sarà modo poi nel momento della giornata dell'economia o quando vorrete poi diffondere i dati sull'occupazione di fare un focus più preciso, però questi sono i giorni in cui si discute molto sul reddito di cittadinanza, sul fatto che comunque questa misura abbia in un certo qual modo disincentivato, insomma, appunto l'accesso al lavoro. Ecco, voi avete un punto di osservatorio sicuramente privilegiato da questo punto di vista. Ci sono ancora aziende, tante, poche, che non trovano manodopera?
Questo è un tema purtroppo ancora di forte attualità, legato a una ripresa anche improvvisa, un rimbalzo della nostra economia che ha ovviamente necessità di manodopera, e in questo momento la manodopera purtroppo non viene trovata. Non solo dal punto di vista dei profili professionali ricercati, perché anche bassi profili non vengono purtroppo reperiti. Questa è una ferita, diciamo, importante anche alla nostra competitività, perché le nostre aziende hanno molti ordini e purtroppo non riescono a farvi fronte proprio perché non riescono a trovare il personale necessario. Certamente ci sono prospettive importanti anche con la formazione, l'alta formazione, gli istituti tecnici superiori che stanno cominciando, ecco, anche in Toscana a formare tante persone che non necessariamente devono arrivare a una laurea, ma che hanno la possibilità attraverso l'esperienza professionale di formarsi e di essere pronte ai bisogni delle aziende, però ancora c'è molto da lavorare anche sull'orientamento scolastico.